Circa 300 persone hanno partecipato nella giornata del 1° maggio alla scampagnata alla Colimpetra promossa dal FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, ha visto, oltre a visite guidate del giardino realizzate da volontari, anche un aperitivo con il sottofondo di canti popolari siciliani eseguiti dalla Compagnia di Canto e Musica Popolare e un pranzo all'ombra degli agrumi in fiore. Ora che sono arrivato all'80 anni, chiamo la vita mo'. Un'occasione di festa che ha consentito di fruire della zona della Colimpetra, un gioiello forse ancora non molto conosciuto dagli agrigentini. Nel primo pomeriggio i partecipanti si sono spostati per visitare la Valle dei Templi e la mostra di arte moderna. Complice la bella giornata di sole caldo, le spiagge si sono affollate di famiglie già in costume da bagno per la prima tintarella stagionale, mentre alcuni hanno azzardato addirittura il primo tuffo in mare. Il bel tempo è stato fondamentale per il successo di questo fine settimana appena trascorso, che ha anticipato l'estate. Presi d'assalto ristoranti, bar, pizzerie e chioschi sulla spiaggia che hanno lavorato bene. Non sono mancate le classiche gite fuori porta, grigliate e barbecue per tantissime persone che hanno preferito trascorrere la giornata di festa del 1° maggio all'ombra del boschetto di Viale delle Dune, nell'area attrezzata di Contrada Fontacazzo e poi ancora per un picnic all'aria aperta. Non sono poi mancate altre iniziative organizzate come la regata velica denominata Terza Prova Trofeo del Comitato, gara di livello regionale alla quale hanno partecipato numerosi circoli vellici della Sicilia e la manifestazione Un Omaggio in Musica che si è svolta alla terza spiaggia di San Leone.